offri la tua vita per Cristo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, leggiamo Matteo 20, 20-28. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Amen. Carissimi amici, oggi la liturgia ci propone una lettura con il tema dell'Apostolo Giacomo, uno dei primi martiri. Ecco che Giacomo è colui che dopo la Pentecoste, ripieno di Spirito Santo, è stato pronto per ricevere il segno più grande della testimonianza con la propria vita, per Cristo, per il Vangelo. Ed è interessante che la liturgia ci dia proprio questo brano in cui la madre chiede a Gesù: fa sedere i miei figli, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, quando sarai nel tuo regno. È forte il fatto che i discepoli di Gesù e anche i parenti dei discepoli continuino ad avere la logica del mondo, come dice Gesù: i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Anche noi spesso, oggi, facciamo gli stessi errori, usiamo la stessa mentalità di un tempo, la stessa mentalità del mondo, potremmo dire, cioè essere qualcuno, essere un superiore, essere un responsabile, essere una persona importante anche nel mondo della fede, per essere lodati, ammirati, onorati, serviti. Ma Gesù dice: attenzione, tra voi non sia così. Vuoi diventare grande? Sii il servitore degli altri. Vuoi diventare il primo? Sii lo schiavo degli altri. Perché dice: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita. Ho voluto oggi leggere, prima di questa lettura in italiano, anche l'originale greco. E mi è piaciuto molto i termini che sono utilizzati, termini che noi conosciamo, almeno uno. Il servitore in greco è diacono, quindi diaconos, colui che serve. Lo schiavo è il doulos. E Gesù, quando dice che il figlio dell'uomo è venuto per servire, utilizza questo verbo diaconeo. Non dimentichiamoci, cari amici, che la nostra Chiesa, che la comunità dei cristiani nella fede è soprattutto, innanzitutto e anche alla fine di tutto una diaconia. È un luogo dove ci si lava i piedi a vicenda, così come Gesù ha fatto nell'ultima cena. Non è il luogo dove si contende il primo posto, il seggio, per essere il capo, il governatore, il padrone degli altri, al di sopra degli altri.
lo dice San Paolo, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Noi molto spesso gareggiamo nel prendere i primi posti. Allora ritorniamo alla chiamata genuina, originale di Gesù, essere servitori, essere diaconi, fare dei nostri gruppi di preghiera, delle nostre parrocchie, delle nostre comunità e della nostra chiesa una diaconia, dove colui che innalziamo è Gesù, il diacono per eccellenza, colui che ci ha servito fino alla croce, offrendo se stesso per noi. Lui è il modello. Chi prende questa via sarà innalzato. Signore Gesù, grazie per questa parola che tu vieni a donarci. Grazie perché tu mi insegni a vivere con gli altri fratelli e sorelle di fede in un atteggiamento di umiltà, in un atteggiamento di servizio e di amore. Insegnami, oh Signore, ad amare i miei fratelli e sorelle così come tu ci ami e a servirli con il tuo cuore, perché in me possano fare esperienza della tua presenza. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi: offri la tua vita per Cristo. E noi abbiamo capito oggi che il miglior modo per offrirla è nella diaconia, nel servirci gli uni gli altri. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.